Allora, una breve comunicazione di servizio. Se mi avete visto la mangiare con quella gente che è la telecamera che sta lì, è perché quella telecamera di Litri TV è un'associazione che si occupa di volontariato culturale, per cui Litri TV raccoglie iniziative di livello come questa, insomma, in giro per la Calabria e per l'Italia, per fare in modo di recuperare questo patrimonio culturale, diventarlo poi dopo un web disponibile per tutti, altrimenti questi eventi, se non vengono recuperati, registrati, messi prodotti a disposizione, nascono e muoiono nello stesso momento in cui si celebrano, perché se nessuno pensa di registrarli, coloro non possono essere recuperati per il futuro, ed è un patrimonio culturale di valore che merita di essere conservato. Allora, una piccola precisione, ma non è colpa tua, sicuramente per un difetto di comunicazione, non sono presidente dell'associazione di calcio attenti, ma componente del direttivo nazionale dell'associazione di calcio attenti. Il fuoco stava bruciando. Ritorno al punto di partenza. Il termine razzismo
merita per questa ragione, dobbiamo fare un ragionamento su questo termine partendo dall'esempio semplice, forse da una, dall'esempio della manifestazione più eclatante di razzismo, no? La discriminazione magari che viene commessa nei confronti di una persona con una pelle diversa, una persona di colore, ok? Allora dice, guarda, è stato discriminato per il colore della pelle, questa è la più classica manifestazione di razzismo, su questo penso che siamo tutti d'accordo, va bene? E mi viene in mente Rosa Parks, per esempio, negli Stati Uniti, e non parliamo di secoli fa, parliamo di pochi decenni fa. Rosa Parks, che ha speso una vita per i diritti civili contro le discriminazioni razziali, Rosa Parks era una semplice lavoratrice, lavorava duro, una sera, un pomeriggio anzi, tornava dal lavoro, era stanca, non riusciva a capire perché non poteva sedersi su un posto, su un qualsiasi posto, in autobus, e non poteva fare semplicemente perché lei era nera, i posti invece erano riservati ai bianchi. Bene, un pomeriggio ha detto basta, io mi siedo, accada quel che accada, è successo un putiferio, perché l'autobus si fermò, perché ci fu l'autista dell'autobus che gli intimò di alzarsi perché quello era un posto riservato ai bianchi, la intimò di scendere, fu chiamata la polizia, fu fermata, fu identificata, fu incarcerata Rosa Parks per questa ragione. E da lì nacque questo famoso scandalo che poi ci fu una lunga battaglia legale che arrivò fino alla Corte Costituzionale degli Stati Uniti e poi finalmente negli Stati Uniti con molte difficoltà cadde finalmente la segregazione razziale. Allora, se noi ci pensiamo e pensiamo alla storia di Rosa Parks, è un qualche cosa di profondamente insensato. Come si fa a dire oggi ad una persona no, tu non ti puoi sedere su quel posto perché quello è riservato alle persone con la pelle di un determinato colore? È assurdo. Su che cosa si basa questa manifestazione di razzismo? Si basa su una caratteristica personale, ok? Una caratteristica della persona umana. È una caratteristica però assolutamente neutrale. Il colore della pelle non inficia minimamente l'essere persona. Quindi non è che noi per il colore della pelle possiamo stabilire se una persona è buona o cattiva, adeguata, inadeguata, abile o non abile a qualsiasi attività. È insensato. Quindi è odiosa questa manifestazione di razzismo perché si basa su una semplice caratteristica umana. E su questo siamo abbastanza d'accordo. Poi per razzismo noi identifichiamo anche le discriminazioni che si basano sull'origine etnica. E l'abbiamo visto per esempio nella sua massima espressione durante la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, gli ebrei sotto il dominio nazista non erano persone degne, non era una razza pura, non meritevole di vivere, anzi dannosa, per cui era meritevole delle camere a gas. Poi ricordiamoci che tutte queste cose le abbiamo riviste ciclicamente, le vediamo tutt'oggi. Solo pochissimi anni fa, fra Hutu e Tutsi, in Ruanda, voglio dire, sono state massacrate più di 1.200.000 persone, per la stessa identica ragione, perché appartenevano ad una etnia diversa e in quel caso anche con un aggravante. Anzi, in molti altri paesi del mondo, le discriminazioni, questo tipo di discriminazioni non avvengono neanche sulla base dell'appartenenza etnica, ma avvengono sul credo religioso. E sono stati diversi gli interventi proprio nella giornata di oggi che ci hanno descritto questo tipo di discriminazioni. Con questo noi identifichiamo il razzismo. Quindi il razzismo lo possiamo decodificare come una discriminazione che si commette nei confronti di una persona per una determinata caratteristica oppure per un determinato stato fattuale di cose. Una caratteristica può essere il colore della pelle, uno stato fattuale può essere l'origine etnica. Se una persona è nata rom, è uno stato di fatto, ma non vuol dire questo, come dicevo prima per il colore della pelle, che la sua origine infige il fatto se può essere una persona degna, non degna, abile, non abile, onesto o disonesta. Ed è qui tutta l'assurdità.
esistono perché le persone sono omosessuali, cioè generate dalle persone omosessuali, no? Proposta di legge regionale contro le discriminazioni originate dall'orientamento sessuale. Ma l'orientamento sessuale non ha nessuna origine alla discriminazione, c'è proprio una contraddizione interna. E poi c'è quel concetto di contro. Noi non dobbiamo fare delle battaglie contro le persone razziste, vanno principalmente educate, perché il discorso è semplice. Sono dure stratificazioni di preconcetti, ok? Magari accumulate nel corso degli anni di ricerca, ma è semplicemente un problema educativo. Ma se tu uno di queste persone qui che è convintamente razzista contro il mondo, ok? E gli spieghi, ma tu mi devi dire perché il colore della pelle di una persona la rende meno amabile, non amabile, capace, non capace, buona, cattiva, quello che dicevo prima, allora vedete che si incominciano a sgretolare. Allora, se io stesso voglio avere un atteggiamento positivo e dialogante nei confronti di tutti, io non posso fare della battaglia contro. Ma devo utilizzare uno spirito diverso, tanto è vero che il titolo della legge è stato cambiato, almeno questo è stato cambiato pure il testo. E magari adesso è un po' più decente. E il titolo adesso è leggermente diverso. Proposta di legge regionale per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Semplice. Però il paradigma è cambiato. Completamente diverso. E vedete, le parole sono importanti. Dirò due cose adesso sull'orientamento sessuale, no? Per allargare anche il campo su alcuni dubbi e per spiegarvi perché la parola omofobia è profondamente inadeguata. Allora, l'omofobia in realtà è razzismo, cioè una manifestazione di razzismo, pura, semplice. Vi spiego perché. Nel 17 maggio del 1993 sono passate la bellezza di 26 anni, che nei tempi di oggi è tantissimo, va bene? 26 anni fa, una delle istituzioni, forse una delle pochissime, se non l'unica, che a livello mondiale non è stata mai messa in discussione, né dalla politica né dall'opinione pubblica, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata messa in discussione tutto il mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è ancora legge, va bene? Ha dato una definizione precisa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di che cos'è l'omosessualità. E non è che ha potuto scrivere un tomo o un'enciclopedia per spiegare, eccetera, eccetera, ha utilizzato cinque parole. E il 17 maggio di 26 anni fa, 1993, l'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega al mondo che cos'è l'omosessualità intendendosi di risolvere questa questione di battuta, voglio dire, nei secoli addietro. Le cinque parole sono variante naturale del comportamento umano. Punto. Abbiamo raccontato tutto, non poteva esserci frase più completa, più asciutta e più descrittiva di questi in termini scientifici. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse scelto un altro termine, del comportamento umano, della sessualità umana, sarebbero rimasti ancora dei pertugi attraverso i quali qualcuno poteva dire ah, ma allora la scelta, invece no, ha pesato benissimo le parole variante, ti ha detto guarda che non lo sappiamo perché ci stiamo studiando da un sacco di tempo, ma sono sconosciute tantissime altre cose, figuriamoci nel dettaglio dell'omosessualità, come stare ancora sconosciuto per tanto tempo, anzi forse ci sono cose più importanti da scoprire, no? E per variante ci ha detto, vedete che nella specie umana ogni tanto sputano questi qui che comunque hanno un comportamento
ascoltato una bella intervista della famosa scrittrice Dacia Maraini su TG3. La intervistavano sulla violenza di genere e sui femminicidi. Ad un certo punto, con estrema naturalezza, Dacia Maraini ha detto: noi non possiamo accettare i femminicidi e la violenza di genere perché si tratta di razzismo. E c'ha ragione. E sarebbe proprio una condizione formale, è una caratteristica, come è esattamente una caratteristica essere maschi. Ok? Quindi dobbiamo cambiare questo paradigma e dobbiamo cominciare a non andare più contro, a cercare invece di superare, quindi renderci dialoganti con le persone, altrimenti diventiamo noi intolleranti nei confronti di quelli là. Noi invece dobbiamo comprenderli, perché sono loro che hanno il disagio, non noi. Bene, ma glielo dobbiamo spiegare, perché come abbiamo visto, siccome qui non si tratta dell'oggettività delle cose, ma si tratta di pregiudizi, quando non si sconfina nella superstizione, quando non si sconfina nella stupidità, e allora basta spiegare, basta moltiplicare gli sforzi per spiegarlo. Ho chiuso il mio intervento con un'altra osservazione, ma semplicemente per non ho intenzione di incontrare nessuno, è semplicemente un'osservazione che mi aiuta a spiegare un concetto. Mi sono dedicato, ascoltando tutti quanti gli interventi, a prendere nota delle volte dopo quando è stata pronunciata la parola diverso, diversità, dall'inizio del convegno fino adesso, e lo troviamo anche nel titolo, va bene? Allora, la parola diverso, diversità è stata 5 è stata pronunciata 27 volte fino adesso, a parte quelle che ho dovuto pronunciare io, 27 volte, però in 15 occasioni il concetto doveva essere cambiato in un modo differente, perché ogni volta che noi parliamo con quale di diversità rimarchiamo sempre una differenza e non siamo mai completamente liberi da un minimo di pregiudizio, che in una scala magari di una quinta può rappresentare uno, che ne so, va bene? Allora è sufficiente capire un concetto che forse è più inclusivo, non politicamente corretto, inclusivo. Non dobbiamo considerare tutte le variazioni che ci possono essere nelle persone umane come delle diversità, ma semplicemente come delle variabili, e quindi dobbiamo apprezzare non la diversità in quanto tale, perché poi ci mettiamo vicino che ricchezza, tutta una serie di altre parità, ma la dobbiamo apprezzare semplicemente perché la varietà è una cosa bella ed interessante. Quindi cerchiamo tutti noi di cambiare un po' i paradigmi.